Ciao a tutti, cari amici e care amiche. Bentrovati con il nostro appuntamento consueto dei tarocchi interattivi, che questa volta andranno dal 22 al 28 giugno compreso. Per chi non mi conoscesse, sono Giacomo, mi occupo di esoterismo da circa 10 anni. E ho la passione dei tarocchi. È una passione che voglio condividere con voi. Bene, come vi stavo dicendo poc'anzi, riprendiamo i nostri tarocchi interattivi che vanno dalla settimana dal 22 al 28 di giugno compreso, e vi spiego un po' come funzionano i tarocchi interattivi se non li conoscete, o per chi li conosce vi rinfrescherò come si usano, insomma, come si opera. Allora, io utilizzo gli arcani maggiori dei tarocchi marsigliesi. Preparo per voi quattro carte, le estraggo, quattro carte per voi. Dopodiché ad ogni carta verrà abbinata una statuetta, in questo caso. Ho scelto di cambiare perché era tanto tempo che non facevo le statuette. È un metodo diverso per abbinare la carta. Voi dovete scegliere la statuetta che più vi attira secondo il vostro sentire, secondo le vostre percezioni o seguendo il vostro guida. E dopodiché, io vi dirò che cosa significa questa carta e il significato per la settimana dal 22 al 28 di giugno. Dopodiché insieme tireremo le conclusioni e, se qualora vorrete, possiamo insieme leggere i tarocchi specifici su di voi, partendo sempre dalla carta che avete scelto inizialmente. Quindi, partendo da una carta che avete scelto adesso, possiamo successivamente lavorarci sopra se vi interessa, sempre in forma gratuita per la prima volta. Bene, andiamo avanti e andrò a preparare per voi i tarocchi. Grazie. Eccoci tornati con i nostri tarocchi pronti e con le statuette abbinate. Abbiamo, partendo dalla mia sinistra, abbiamo il saggio anziano, abbiamo il gatto, la campanella e il cane. Quindi voi potete scegliere fra queste quattro statuette quella che più vi attira. Abbiamo l'anziano saggio. Abbiamo il gattino, abbiamo la campanella e abbiamo il cane. Iniziamo dalla prima carta che si trova alla mia sinistra. Come prima carta abbiamo le stelle per la settimana che va dal 22 al 28 di giugno, come vi ho rammentato prima. Allora, le stelle che cosa indicano? Indicano che avete una settimana positiva in quale potrete trarre molto dal vostro interiore, dalla vostra capacità di saper affrontare i problemi. E quello per cui avete dato in questo periodo troverà i suoi frutti. Tutti i vostri progetti che avete fatto anche in ambito lavorativo, se parliamo di una coppia, siete delle persone molto affettive che sanno donare molto di se stessi e in cambio stanno ricevendo delle gratificazioni.
Quindi le stelle è legato all'elemento acqua, come vedete, che però è un'acqua che noi abbiamo saputo purificare e che doniamo il meglio di noi stessi, stiamo donando, no? Poi rappresenta la sincerità, siete delle persone sincere. Non avete niente su cui impaurirvi, non vi fa paura niente, siete delle persone amabili e sincere, quindi anche in amore avete molte possibilità, se non avete ancora trovato l'anima gemella, di trovarla. O comunque sia, siete delle persone molto amorevoli e che troveranno il meglio per questa settimana che va dal 22 al 28 giugno. Poi alla fine comunque farò sempre un riassunto delle carte che sono uscite. Quindi la carta numero 1 è l'arcano 17 legato alla statua del vecchio saggio. Andando avanti, la seconda carta che andiamo ad estrarre, che è legata al gatto, abbiamo il folle al rovescio, quindi il matto al rovescio, che in questo caso diventa un folle. Perché? Un folle perché è al negativo, quindi dovete trovare un percorso su cui basarvi, dovete darvi delle regole, dovete darvi una direzione, perché se non saprete darvi una direzione, non questa settimana saranno dei problemi, insomma, perché no, non sapete dove andare a sbattere la testa, in parole povere. Quindi agite troppo d'istinto. Agire d'istinto va bene, ma non sempre. Quindi io vi consiglio di, no, di agire meno d'istinto, di parlare più con il vostro sé interiore, di ragionare sulle vostre azioni, di ragionare, perché state facendo delle azioni senza pensiero, appunto, che portano alla follia, quindi al folle. Quindi i tarocchi consigliano dal 22 al 28 di rivedere molto le vostre azioni, di ragionare su quello che andrete a fare in quella settimana e soprattutto in ambito lavorativo vi consiglio di stare buoni, di non prendere iniziative, perché potrebbero essere iniziative deleterie per voi e per chi vi sta vicino. Dovete essere più contemplativi verso voi stessi e verso gli altri. Dovete ricercare il vostro vero sé. Attualmente, in questa situazione è molto da rivalutare, soprattutto, come vi ho detto, le vostre azioni. Quindi abbiamo l'arcano numero 0 al negativo legato alla statuetta del gatto. Andiamo con lo scoprire la terza carta, che è legata alla campanella. L'arcano numero 3, abbiamo la morte. La morte in positivo. La morte in positivo non la dovete vedere in maniera negativa. La morte in positivo vi dice che avete concluso con la settimana che si sta chiudendo una fase e ne state iniziando un'altra. Quindi, se avete finito una storia d'amore, avrete la possibilità di riniziare un'altra, o comunque di ricreare le basi per un rapporto di coppia. Sul lavoro lo stesso, può darsi che,
Se avete terminato un lavoro che non vi soddisfaceva o comunque l'avete perso, avrete la possibilità di ricostruire la vostra vita su basi più solide. Perché la morte in questo caso che cosa fa? Fa ciò il vecchio, ma cresce il nuovo. Come vedete ci sono delle erbe, no? Che stanno nascendo. Quindi non è del tutto negativa la morte, anzi, presagisce l'inizio di nuovi frutti. Quindi, come vi ho detto, in ambito affettivo, nuovi amori, nuove amicizie, nuove possibilità di incontri. Mentre per quanto riguarda il lavoro, la possibilità di avere anche un superamento di carriera se già lavorate, un nuovo inizio, una nuova figura professionale per voi, più confacente a voi stessi, insomma, dovete però lavorare affinché questa crescita sia produttiva. Ormai il passato è passato, è stato raso. E dovete quindi costruire il nuovo con delle fondamenta sane. Questo è il consiglio che danno i tarocchi. Quindi, legata alla campanella, abbiamo la morte, che è l'arcano numero 13, che spesso è il senza nome, però chiamata la morte. Bene, questa è la terza carta che è uscita. Andiamo avanti con l'ultima, la quarta, che è legata al cane. Ecco qua, il cane. L'ultima carta è la temperanza al negativo. La temperanza al negativo cosa significa? Significa che avete poca pazienza. Questa pazienza vi fa fare delle azioni senza pensarci, un po' come il folle. Però a differenza del folle, la temperanza al negativo ci dice che state travisando un po' troppo le cose, state facendo le cose male. E pensate di farle bene. Quindi io vi consiglio di riconsiderare soprattutto il vostro metodo mentale di operare. Se qui siamo più sull'azione che è senza pensiero, qua siamo invece più su un discorso mentale di confondere le cose, siete un po' troppo confusi. Quindi vi consiglio di riconsiderare soprattutto voi stessi e il vostro modo di pensare, di ritrovare un equilibrio, una centratura con voi stessi e con gli altri e vedete che le cose andranno meglio rispetto ad adesso. Quindi si presagisce per voi una settimana un po' complicata in cui farete degli errori di valutazione. E questo errore di valutazione, se continuate con questo metodo di pensare, si ripercuoteranno poi su luglio. Quindi vi invito a riconsiderare molto il vostro aspetto comportamentale e mentale. Quindi questa è una carta su cui vi invito a lavorare. La temperanza al negativo è l'arcano numero 14 legata al cane, se avete scelto il cane come ultima carta di questa stesa. Quindi arriviamo adesso alle conclusioni e alla fine di questo video. Bene, amici e amiche. Come avete visto, siamo arrivati alla conclusione di questi tarocchi e come avete visto si ripete costantemente uno schema preciso, che qual è?
è che si ripete una carta negativa, una carta positiva, una carta negativa, una carta positiva, una carta negativa, o due carte negative insieme o due carte positive insieme, ma comunque abbiamo sempre un andare in positivo e un andare in negativo. Questo guardando la stessa nel complesso. Poi ognuno in base alla statuetta che avrà scelto avrà trovato il corrispettivo su se stesso, mi auguro. Poi anche se fosse negativa, come sempre ho detto, ci possiamo sempre lavorare. Non è del tutto finito, anche se è una carta negativa. Non è che è uscita una carta negativa e che dobbiamo rimanere fermi. Allora, come vi ho detto, è uscita la stella, che è una carta molto positiva, è una carta che ci rimanda alla notte, sì, ma la notte stellata, luminosa. Ci rimanda a una donna che appare denudata, quindi denudata di tutti quegli orpelli che la rendevano, che la bloccavano, che è libera di se stessa, libera sia di donare che di mostrarsi, che non ha vergogna di quello che è. Quindi, se avete scelto questa carta, non avete vergogna del vostro essere. Quindi sapete donare il vostro essere, e chi vi sta intorno ne troverà compiacimento. Non dovete vedere il compiacimento come solo a livello sessuale, ma un compiacimento come stare bene insieme a questa persona, anche se siete voi stessi, se avete scelto questa persona. Quindi, diciamo che continuate così, che è una carta mo molto positiva, ecco. Ci tenevo a dirlo perché la stella nei tarocchi è una delle carte migliori a mio avviso. Andando avanti abbiamo lo zero, il matto, che in questo caso diventa un folle perché è al negativo. Al negativo, quindi, come vi ho detto nella stessa, durante la stessa, al negativo significa che deve rivalutare molte azioni, perché non è alla ricerca di un qualcuno o di un qualcosa, ma non gli frega niente di ciò che ha intorno. Quindi una persona che deve ritrovare degli interessi che ha perso, ritrovare il vero se stesso, ritrovare quelle passioni che adesso invece lo opprimono e lo stanno facendo tornare indietro rispetto al suo cammino che aveva iniziato e che ha perso. Quindi è un momento di sbandamento, di confusione. Dovete molto ragionare questa settimana che va dal 22 al 28 giugno. Quindi dovete ritrovare quella luce che attualmente non riuscite a vedere, quel faro che vi indica la strada da percorrere. Questo se avevate scelto il gatto. Andiamo sempre avanti. È uscita la morte, carta che spesso fa paura quando esce nei tarocchi, ma non dovete aver paura, perché non si tratta di morte fisica. Che vi ho prospettato la morte, che dovete. No, non è quello. È che una vostra situazione personale è andata a finire e che le carte vi stanno annunciando un nuovo inizio, una nuova prospettiva di vita, una nuova visione che vi viene proposta, ma che dovete anche saperla vedere. Non solo con gli occhi, ma anche con la mente e con il cuore. Quindi sì, c'è una nuova possibilità dal 22 al 28 giugno, ma che dovete saper accogliere. Ok? Questo è il 13, l'arcano senza nome, che vi rammento era legata alla campanella.
Successivamente avevamo la temperanza al rovescio, al dritto è una carta di maestria, di saper modificare il brutto con il buono, saper portare d'armonia attorno. Qui invece al negativo è l'incontrario. Tendete all'introversione, tendete a non trovare armonia, ma vivete di contrasti. Questi contrasti vi portano a litigi, a incomprensioni, che spesso queste incomprensioni vi portano ad avere degli stati di ansia, di depressione. E quindi io vi invito molto a lavorare sul vostro vero sé, a ritrovare voi stessi, le vostre passioni anche in questo caso. Come ho detto prima durante la stessa, questo è un discorso di memoria, più che di memoria, di stato meditativo che dovete fare per tornare a ritirare fuori il meglio di voi stessi, mentre questo è uno stato attivo confusionario, cioè qui abbiamo un'azione folle, mentre qui abbiamo un pensiero folle. Ok? Queste le due carte negative che mi sono uscite durante la stesa, durante questi tarocchi interattivi. Quindi l'ultima carta, che era legata al cane, vi rammento, è uscita questa, la temperanza, che all'incontrare la stemperanza, cioè l'essere troppo, lo straboccare. Come vedete, questo angelo, questa figura alata, sta facendo un lavoro di giocoleria, se vogliamo, perché non fa traboccare nessuna goccia da un vaso all'altro. Se al contrario, significa che voi avete perso il saper raccogliere e non avendo più questa maestria nel saper cogliere, vi casca tutto in terra, quindi queste brocche. Immaginatevi queste brocche che vanno, non hanno più un'armonia, ma che vi cascono dalle mani e non sapete più cogliere quest'acqua che vi sfugge via. Quindi, sia in ambito lavorativo che in ambito affettivo, potrebbero essere delle occasioni perse. Quindi, rivalutate molto il vostro modo di fare. Meditate. Fate delle meditazioni su queste carte che vi ho estratto per voi. Bene, quindi il video è terminato. Dei tarocchi interattivi che vanno dalla settimana dal 22 al 28 giugno 2020. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like qua sotto, un mi piace, e iscrivervi anche al canale, così non vi perderete ogni aggiornamento dei miei video e potete anche interagire con me tramite la pagina Facebook e tramite il mio gruppo Facebook che troverete in descrizione in basso, con i link che vi collegano direttamente a Facebook dove mi potete trovare e parlare con me liberamente, non ho problemi di nessun tipo. Bene, vi auguro ogni bene possibile, un abbraccio di luce dal vostro Giacomo, Namaskar e a presto. Ciao.